bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo qui per parlare della shower routine di Rorò e della sua maledetta dermatite. L'argomento di oggi infatti è una combo o diverse combo che quest'anno sono riuscita a trovare per combattere, per aiutarla con la sua dermatite. Tutti i prodotti li ho trovati su Mycelleria e vi ricordo come al solito che potete utilizzare il mio codice sconto del 10% che vi scrivo qui ma anche qui giù nell'info box per acquistare questi e tantissimi altri prodotti. Io mi trovo veramente da Dio con la linea Arcapharm, tutti i prodotti sono naturali, sono prodotti che ho testato e ritestato tantissimo in questi anni e con i quali mi sono sempre trovata benissimo, ma devo dire che quest'anno sono rimasta abbastanza spiazzata dalla dermatite di Rorò, perché l'anno scorso pensavo ce l'avesse per una questione metabolica, visto che quando l'ho comprata non era proprio messa benissimo, pensavo fosse una questione metabolica e invece quest'anno è tornata e poverina si gratta veramente tantissimo, sembra a volte disperata da quanto prurito ha, e quindi insomma quest'anno ho cercato disperatamente di trovare il modo per aiutarla senza ovviamente utilizzare prodotti chimici o comunque senza neanche pulirla troppo, perché poi in generale la natura deve fare il suo corso. In contemporanea con tutti i prodotti che vi elencherò ho anche dato, per correttezza ovviamente ve lo comunico, sto dando un integratore per bocca che mi ha prescritto la veterinaria, e quindi appunto ho utilizzato anche un integratore per bocca oltre a questi prodotti che utilizzo appunto tramite la doccia a lenire un po' la pelle e insomma a proteggersi un pochino di più dagli insetti, perché fondamentalmente la sua dermatite in questo caso è causata dagli insetti. Oltre a ricordarvi il mio codice sconto, che appunto vi ricordo tutte le volte che potete utilizzare, mi fa strapiacere che possiate avere questo sconto per i vostri acquisti su Mycelleria, vi ricordo che è appena uscito un nuovo gusto di Bisco Ghiotti alla barbabietola. Sicuramente saranno presenti nei miei prossimi ordini di Mycelleria, però mi faceva piacere segnalarvi questo nuovo gusto perché appunto io sono super 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 fan dei Bisco Ghiotti. Passiamo subito all'elenco dei prodotti che ho utilizzato nella clip successiva, dove vedrete appunto all'opera la shower routine di Rorò e della sua dermatite. Partiamo da un prodotto che utilizzo solo su coda e criniera, che quest'anno per fortuna sono abbastanza intatte, quindi la coda se la gratta spesso ma molto meno dell'anno scorso, la criniera è intatta. L'anno scorso aveva proprio dei pezzi di criniera che venivano via da questa fortissima dermatite, che ovviamente non essendo mai stata curata probabilmente era molto più grave di quella che ha presentato quest'anno. Quest'anno la cute sotto la criniera è molto buona, perciò utilizzo questo shampoo alla cheratina che mi serve per dare un po' più di lucentezza, un po' più di forza ai crini, quindi utilizzo Splash, che è questo shampoo alla cheratina che ho già utilizzato tempo fa, se vi ricordate, in occasione della gara con Puffins, della nostra ultima gara di dressage, perché avevo fatto delle trecce troppo strette e quando le avevo sciolte, raga, erano un incubo quei capelli, io li chiamo capelli, quei crini, erano un incubo, tutti rotti, terrificanti, povero Puffins, che comunque in quel periodo stava iniziando ad avere una criniera veramente stupenda, avevo rovinato tutto. E quindi ho utilizzato Splash per rigenerare un pochettino la sua criniera e devo dire che aveva funzionato da Dio. Quindi quando faccio questa doccia, questa routine di bellezza per Rorò, su coda e criniera, che sono le parti comunque meno interessate dalla dermatite, utilizzo appunto Splash. Ma passiamo alla combo perfetta che ho trovato per il pelo, quindi per tutto il resto del corpo. La combo perfetta è il Fly Stop Shampoo e la saponetta di sapone solido, di shampoo solido. Sapete che quando sono uscite queste saponette su Mycelleria io mi sono letteralmente innamorata e avevo comprato praticamente tutti i gusti. Li abbiamo provati tutti in scuderia. Lavanda l'ha provato Virginia con i suoi cavalli grigi, io su Puffins ho provato quello all'aloe vera, se vi ricordate che faceva un effetto spettacolare. Quest'anno non le ho ricomprate perché appunto ne ho ancora due da finire, di quelle che ho comprato tempo fa, ho preso tutti i gusti. E quest'anno casualmente avevo proprio quello al tea tree oil. Fermi tutti, perché il tea tree oil è utile contro gli insetti, quindi in sostanza queste saponette rendono veramente il pelo super morbido e sono appunto lenitive. Le ho unite al Fly Stop Shampoo, che dà una protezione contro gli insetti, perché sapete che io adoro il Fly Stop in tutte le sue forme. Questa combo devo dire che aiuta la Rorò almeno per mezza giornata, perché purtroppo ovviamente non possono essere risolutivi, a essere tranquilla e senza insetti, ve lo posso assicurare. È stato un caso che io avessi avanzato, diciamo, proprio quella al tea tree oil, però devo dire che insieme al Fly Stop, dopo la doccia, la Rorò è libera dagli insetti e quindi per una mezza giornata non si gratta
più in assoluto, ve lo posso assicurare, e questa combo è stata la salvezza durante quest'estate che io sinceramente spero sia finita, ma purtroppo non credo. Comunque, io team autunno, primavera, inverno. Inverno non lo so, prima sì, adesso lavorando fuori un po' meno, autunno tutta la vita, quindi team autunno. La cosa che rinforza ancora di più il fatto che io la stia lavando e che la stia aiutando un pochettino contro questo prurito è ovviamente il guanto grooming, che come sapete rientra in tutte le mie shower routine da un po' di anni a questa parte. Questi guanti sono la vita, i cavalli li adorano, anche Malagheno devo dire che apprezza moltissimo. Quest'anno devo dire che non ho fatto tantissimi shampoo a Puffins rispetto agli altri anni, che era sempre lucido e splendente. Quest'anno è stato un pochettino più wild come cavallo, ma ci accontentiamo lo stesso. Abbiamo fatto più docce veloci, rapide, senza star lì a fare tanto shampoo, però devo dire che lui quest'anno non ha avuto particolare prurito, quindi ho lasciato anche un po' il pelo libero da sostanze esterne. Quest'anno ci è andata bene così, mentre la Roro ha goduto di tutti i vantaggi di appunto i guanti grooming, che sono la vita, i cavalli li amano, soprattutto se hanno un po' di prurito. Succo da criniera, dopo averle ovviamente sciacquate per bene per non lasciare dei residui, questa è una cosa a cui tengo tantissimo, perché soprattutto in caso di cavalli con la dermatite, se lasciate dei residui di shampoo potrebbero creare delle incrostazioni che creano ancora più fastidio, quindi dovete assicurarvi di sciacquare veramente veramente bene il pelo. Su coda e criniera applico questo spray districante della Stifel all'aloe vera, che rende diciamo il tutto perfetto, veramente coda e criniera morbidissime, e quindi per darle un po' un tocco di spa applico questo, che è magico. Infine, per chiudere la shower routine di Roro, applico ovviamente Fly Stop shampoo e gel. Praticamente li applico dappertutto così che lei possa essere appunto protetta dagli insetti per qualche ora. Ovviamente non potete pensare che i repellenti siano assolutamente risolutivi, vanno applicati con costanza dal mio punto di vista. Certo, come tutti i cavalli in estate ovviamente un po' di fastidio ce l'hanno, però quest'anno ho notato che è andata relativamente bene, e anche l'anno scorso era andata molto bene con il Fly Stop. Quindi, andando avanti di questo passo, spero che anche la Roro, con anche l'integratore per bocca, piano piano possa migliorare lo stato della cute, che quest'anno purtroppo è ancora abbastanza critico. Non è un livello gravissimo, infatti appunto anche la veterinaria mi aveva detto: se te la senti, dargli questo integratore, perché aveva un costo abbastanza impegnativo. Se non te la senti è uguale, nel senso che non è che gli cambia la vita prenderlo o meno. Io ho pensato di darglielo così che magari accorciamo un po' i tempi di guarigione di questa dermatite, anche se probabilmente non guarirà mai definitivamente, l'importante è cercare di aiutarla il più possibile. Bene, questo era tutto l'elenco dei prodotti che potete trovare su MySelleria e che ho usato nella prossima clip, a cui vi lascio proprio adesso. Ovviamente vi farò aiutare dai biscottiotti per rendere il tutto un po' più simpatico. Eccoci nel vivo della shower routine. Come vedete, la Roro non è che adori particolarmente essere lavata, però insomma con i biscottiotti solitamente ce la caviamo. Utilizzo acqua ovviamente non troppo fredda e inizio a lavarla dalle gambe per poi passare alle parti intime e infine al resto del corpo. Dopo aver sciacquato bene anche coda e criniera, passo appunto a Splash, che è questo shampoo alla cheratina, e lo lascio in applicazione mentre poi lavo il resto del corpo. Quindi lo applico su coda e criniera, lo massaggio per bene e poi lascio che agisca. Nel frattempo lavo tutto il resto del corpo, come vi dicevo, con questa combo fantastica, appunto combinando Fly Stop Shampoo e questa saponetta al tea tree oil. Come vedete, insapono per bene e nel frattempo utilizzo questo guanto grooming, che è stato veramente super apprezzato da Roro. Una volta aver insaponato per bene, aver lasciato agire un pochettino il sapone, sciacquo benissimo tutto il corpo, compresa coda e criniera, senza lasciare alcun residuo di shampoo. Come vi dicevo, è importante non lasciare residui per far sì che non diano ancora più fastidio. E poi applico districante della Stifel all'aloe vera su coda e criniera.
infine Fly Stop in gel e in spray come se piovesse. Come potete vedere, effettivamente non ci sono mosche che si posano su Rorò in questo istante, e questo vuol dire che appunto abbiamo raggiunto l'effetto desiderato e sarà protetta dagli insetti per qualche ora. Fatemi sapere nei commenti se utilizzate anche voi qualcuno di questi prodotti per la shower routine del vostro cavallo. Io vi chiedo di iscrivervi al canale, mi raccomando, è veramente importante che vi iscriviate, vi vedo che guardate i video ma non siete iscritti. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, utilizzate il mio codice sconto su MySelleria che trovate qui ma anche qui giù nell'info box. Seguitemi su Instagram, TikTok, tutti i social network. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!